consentitemi di fare qualche altro ringraziamento, intanto tutti coloro che anche sulla pagina Facebook, quella QDN, quello della notte, anche quella del QDN Fan Club, perché quello della notte io non l'avrei mai detto, ma anche un fan club, grazie a Luisa Trudi, grazie a Luca Giberti, grazie a Nalide Arrighi, grazie a Carmine Gregorio, grazie a Melocipede, grazie a Eugenio Redolfi Riva e tutti coloro insomma che hanno messo su questa pagina, che ogni giovedì sera, insomma, quando ne hanno voglia, naturalmente commentano e si scambiano considerazioni su questa trasmissione e sulla musica naturalmente in generale. Saluto anche naturalmente Paglio Paglini, ormai irrecuperabile alla trasmissione, Lorenzo del Teacher Bonino l'abbiamo detto appunto, ma ricordo anche The Master Chief, Stefan Favilli, poi Giuliana Arnaldi, la ringrazio molto, grazie Giuliana di ascoltarmi, The Photoprogram Metro, Luigi Tozzi, The Captain Friggio, ossia Riggio, Giovanna Gianna Manneschi, naturalmente che con il suo bar La Gatta Rossa Calamonesca offre sempre dell'ottima musica a tutti noi. Pame Puccini e poi Marco Grandi, Massimo Grandi, mitico Bob Organni dai tempi insomma del Centro Oz e successivamente di tutto quello che ha fatto. Leone Tranquillo, Angelo Antili, naturalmente, che è anche qui con noi, Simone Giannini, Riccardo Marzucchi, quindi tutto un saluto, un bocca al lupo all'Union Rugby per il campionato, e Gabriele Cori. Andiamo avanti, andiamo negli anni 90 e andiamo con un gruppo che si è formato appunto a Seattle nel 1987. Insieme a Nirvana, insieme a Pearl Jam, ai Soundgarden, sono una delle band sicuramente di maggior successo di quella che era appunto definita la scena grunge di quel periodo. Tuttavia la musica degli Alice in Chains, perché stiamo parlando proprio di loro, gli Alice in Chains, è ispirata più probabilmente all'heavy metal che al punk rock o al rock psichedelico. Ciò che diciamo in qualche modo li accomuna al grunge sono sicuramente le loro origini, il fatto che fossero di Seattle e che anche i testi dei loro brani molte volte fossero dedicati a quella città. Il cantante Lane Staley, dopo lo scioglimento nel 1986 della sua band chiamata Sleaze, forma appunto gli Alice in Chains con la Z finale, però un gruppo heavy metal dall'immagine tipicamente diciamo air metal, che suonava a pezzi di Wasp e Armored Sand nei locali di Seattle. Staley la definì ironicamente come una band di travestiti che suonava speed metal, pensate un po'. Nel 1987 il gruppo funk di Staley si scioglie, permettendogli così di entrare appunto nella band insieme a Contrell, a tempo pieno nascono appunto gli Alice in Chains. La traccia che ascoltiamo questa sera è Down in All, è il quarto singolo estratto dall'album Dirt del gruppo appunto Alice in Chains, ed è basato su un accordo in La minore, cantato sia da Lane Staley che da Jerry Cantrell. Allora ascoltiamoci Alice in Chains, Down in All, qui a Quello della Notte su Radio Piombino.